Buonasera e bentornati a Ecare su Radio SP30. Siamo qua con una nuova puntata e parleremo questa volta di un argomento molto molto importante con un ospite d'eccezione. È con noi Stefano Centonze. Ciao Stefano. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio SP30, grazie per questo invito. Che cosa Stefano Centonze porta in Italia? Qual è il messaggio? Beh, intanto ti ringrazio per questo investimento di responsabilità e quello che porta Stefano Centonze in Italia. Io intanto mi definisco un editore, perché è l'editoria, no? Il settore un po' più ampio che poi abbraccia quello della formazione, quello della creazione anche di format per la formazione, come appunto quello intorno alle arti terapie. Ma sono un artiterapeuta, sono specializzato in musicoterapia. Ho fondato e dirigo Artedo, come tu hai detto giustamente, che è un'associazione che oggi in Italia ha cominciato a diffondere la cultura delle arti terapie, della formazione delle arti terapie, al punto che adesso, sfruttando un po' il concetto più ampio, più esteso di creatività oltre a quello di arte, ci cominciamo anche ad affacciare nel mondo della crescita personale. E io chiedo a Stefano: quanto è importante la creatività per stabilire delle relazioni a scuola? La creatività è importante per in tutti i contesti. La scuola, se vogliamo, in questi ultimi anni è quella che è un po' più al centro dell'attenzione, un po' per tutte le aspettative che oggi sono riposte nella scuola. Ho molti contatti tra gli insegnanti sui social e in molti lamentano la mancanza di strumenti pratici per utilizzare davvero la creatività nel loro insegnamento, e del resto lamentano l'eccesso di impegni che impedisce loro di programmare del tempo per poterci si dedicare. Nonostante la riforma sulla buona scuola, che comunque ad alcuni piace, ad altri no, prevede espressamente la pratica della creatività e delle attività artistiche. Laddove questo accade, si aprono davvero nuovi orizzonti per l'insegnamento, perché riuscire davvero ad aprire la propria mente ed insegnare anche a tanti bambini come farlo permette di apprendere molto e prima, perché l'apprendimento è principalmente un fatto emotivo e la creatività è il mezzo privilegiato attraverso cui le emozioni prendono forma. Quindi è un'espressione di creatività, perché ti restano impresse una serie di, come davvero i frame di un film, di passaggi che ti fanno vedere quello che accade. Ecco, quanti insegnanti hanno la possibilità di coltivare la propria preparazione per fare una lezione in cui si vede ciò che spiegano, cioè in cui non c'è più un semplice trasferimento di nozioni, ma c'è una giusta attenzione alla modalità in cui quelle nozioni possono arrivare, perché il modo migliore è di farlo attraverso le storie. Sembra assurdo, ma si può raccontare anche la matematica, certo, per immagini, c'è la narrazione con certo, le storie, le fiabe con la matematica, certo. Sì. Ci sono varie metodologie, in effetti, come dici tu, l'insegnante proprio a tempo d'oggi attualizza un po' la necessità proprio quella di stimolare sì. i ragazzi appunto con la matematica, con le fiabe. Ma davvero, davvero con tutto. Guarda, io quando io ho fatto il liceo classico, no? Vabbè, questo ormai lo abbiamo già detto, e come tutti gli studenti del liceo classico, specialmente di quelli che della mia generazione, tutti gli studenti del liceo classico erano notoriamente quelli meno bravi in matematica. Io peraltro avevo al ginnasio un insegnante che era davvero un genio della matematica, però io non ero bravo in matematica. Dopo qualche tempo al liceo l'insegnante è cambiato e ne è arrivato un altro che non era preparato come il primo, ma aveva un modo di fare talmente accattivante che mi fece innamorare della matematica, al punto che io poi ho portato fisica agli esami di maturità, ho scelto all'università di fare scienze economiche e bancarie inizialmente, ho fatto gli esami di statistica per primi. Cioè, il modo in cui una cosa te la spiegano e te la insegnano vale molto di più di quello che ti insegnano, certo, in sé, perché si apprende davvero attraverso le modalità in cui ciascuno è in grado di recepirle in base ai propri mezzi. Sì, è vero, l'entusiasmo che crea
una determinata metodologia, sì, e appunto scatena la motivazione nell'alunno ad apprendere. Abbiamo parlato di ragazzi, di bambini, ma soprattutto gli adolescenti. Quanto è importante la creatività nelle relazioni per gli adolescenti? Parliamo di fenomeni legati al bullismo, e quando invece l'arte può aiutare a prevenire, ecco. È sempre uno strumento di prevenzione, qualunque attività, compresa l'arte, se è finalizzata, per esempio, a creare una nuova affezione costruttiva, cioè piuttosto che creare una disaffezione allo studio, alle relazioni. Oggi i nostri ragazzi sono spesso chiusi, no, nel loro micromondo fatto di tecnologia, sono cose che sappiamo. Cosa che sta creando delle difficoltà di relazione. Ora, barriere. Ecco, sì, sì, delle vere e proprie barriere che poi chiaramente sconfinano nei comportamenti devianti. Ora, la pratica della creatività, la pratica dell'arte, riesce a creare una grande motivazione in ragazzi che spesso sono demotivati. Riesce a creare un buon recupero dell'immagine di se stessi, quindi permette davvero di recuperare l'autostima, il rispetto per gli altri, riconoscere gli altri in quanto portatori di una creatività di cose diverse rispetto a noi. Per cui è certamente un medium di relazioni a tutti i livelli, dalla scuola d'infanzia fino all'età adolescenziale, allorquando diventa davvero il medium per smussare gli angoli di una di capacità relazionali che oggi davvero cominciano a diventare molto, molto deficitari. Noi stiamo realizzando diversi progetti anche di contenimento, di prevenzione dei fenomeni del bullismo. Di recente a Lecce, proprio il 20 dicembre, abbiamo preso parte, abbiamo organizzato un convegno in collaborazione con un'associazione nata per opera di un insegnante che ha creato i bulliziotti, questi ragazzi che di fatto sono i confidenti delle vittime del bullismo, quindi una scuola in cui chiaramente il bullismo ormai è un fenomeno pressoché debellato. Dovrebbe essere così dappertutto. E abbiamo raccontato attraverso una conferenza esperienziale fatta di tecniche di teatroterapia, ecco, in che modo ci si può nuovamente affezionare a quello che si fa, ecco, alla scuola, ai rapporti significativi, ai valori, agli ambienti che chiaramente si frequentano, senza invece avere degli atteggiamenti distruttivi nei confronti di quello che abbiamo intorno, che poi un po' caratterizza l'aggressività, insomma, di questi ragazzi. Certo. È interessante questa chiave di lettura ed è importante appunto questa chiave creativa per aiutare anche gli adolescenti che vivono la fase più delicata della loro vita e, come abbiamo detto prima, i social a volte diventano veramente delle prigioni, quindi bisogna a volte usare altre tecniche, sono quelle più semplici, come hai detto tu, ritorniamo al classico, proprio il teatro, la musica aiutano a prevenire queste anomalie, diciamo. Decisamente, anche perché, guarda Michele, quando si è davanti a qualcosa, no? Adesso siamo intorno a degli strumenti o a dei fogli e dei colori e si scopre di essere capaci di creare qualcosa, no? La creatività in fondo è quello. L'attenzione va tutta in quella direzione e questo fa crescere e di conseguenza distrae da tutto ciò che è l'esatto contrario. E quando io vedo accanto a me un'altra persona che ha la mia stessa capacità o la mia stessa difficoltà di creare la stessa cosa, io farò attenzione anche a quello che accade accanto a me. È vero. E questo crea un contenitore in cui ognuno diventa un arricchimento per l'altro. Non so se riesco ad essere abbastanza chiaro, però certamente un forte distrattore rispetto a tutto ciò che invece diventa l'insofferenza, il senso di inadeguatezza, la mancanza di autostima, di interesse per quello che si fa, di motivazione. Ecco, basta poco in realtà. Tempo fa, qualche anno fa, io feci un laboratorio di musicoterapia in un liceo pedagogico a Lecce, in cui, come tu oggi hai fatto con me, proposi a tutti i ragazzi di portare un brano per raccontarsi. Era una classe di 20 o anche di più ragazzi.
ma in quelle due ore in cui siamo stati insieme non volava una mosca, e nonostante ci fossero tanti episodi di prevaricazione, mm-hmm. in quel momento la loro attenzione era lì per raccontarsi e per sentire anche come si raccontavano gli altri. Certo. Quindi il fatto di farlo con il medium creativo, che si chiami musica, che si chiami arte, danza, teatro, cambia veramente pochissimo, ma è davvero un catalizzatore dell'attenzione. Mm-hmm. E se l'attenzione va nella giusta direzione, ovviamente non va in quella sbagliata. Cioè. E come diceva Stefano, la storia siamo noi, ma Stefano vuole dire chi è la storia. La storia siamo? Beh, oggi la storia è tutto quello che è adesso, no? La storia è Raffaella, la storia è Maria Lucia, è la mia famiglia di adesso, per cui la storia non passa, ecco, non passa la mano, ritorna, poi diventa bella, insomma, è questo, insomma. Ecco. Mm. Per cui io quando ascolto queste musiche poi tendo a togliere le cuffie, perché perché poi ascoltarla ti fa emozionare, no? Io sono emozionato in questo momento, sarebbe strano se non fosse così. Beh sì, però bisogna emozionarsi, come hai detto tu, le emozioni insomma rendono umani, rendono umani e fanno storia, sì. Perché senza emozioni non saremo veramente qua a raccontarci determinate cose. Allora, noi parliamo proprio nello specifico di arti, terapie e scuola, sì. Cioè parliamo proprio del tuo sogno, perché tu avevi un sogno, hai progettato questa scuola di arti terapie. Io ho fatto un sogno. Hai fatto un sogno. No, avevo un sogno e poi ho fatto un sogno. Dai, bellissimo te. Vabbè, tu parli della nascita. Sì, di arti terapie. Sì, sì, sì. Vabbè, diciamo che ci sono sempre dei momenti elettivi, no, per la creatività. E uno di questi momenti è il momento del risveglio. È una questione di onde elettromagnetiche. Mm-hmm. Non è un caso che quando noi siamo indaffarati nelle nostre cose, difficilmente abbiamo lo spazio per essere creativi, perché in quel momento ci sono delle onde che hanno una lunghezza differente, le onde gamma. Quando invece siamo più rilassati, il nostro cervello è permeato da onde alfa, sono quelle che permettono di silenziare il brusio di fondo del cervello. È come se arrivasse qualcuno e dicesse zitto tu adesso, anche se poi non accade mai che sia completamente in silenzio. Ecco, quelli sono dei momenti in cui ti possono venire delle idee creative, che poi tecnicamente vengono chiamati insight creativi. E uno dei momenti elettivi è l'attimo del risveglio, perché è un momento in cui noi siamo permeati da queste onde alfa, esattamente come quando siamo, tu mi dicevi prima, vai a correre. Quando vai a correre, quanti detti vengono mentre corri? È vero. Oppure quando sei in viaggio, quando sei in vacanza, ecco, in ogni momento di benessere consapevole, anche quando si pratica la creatività, ecco, noi siamo permeati da queste onde alfa che ci permettono di rimescolare le informazioni che ci arrivano dal mondo circostante in maniera sempre nuova. E queste informazioni si rimescolano con le nostre conoscenze, perché non c'è creatività senza conoscenza, non esiste niente di creativo che nasca completamente dal nulla. Allora, ecco, io avevo un sogno, ed era quello, quando facevo la scuola di formazione in arti terapie a Roma, mi sembrava impossibile che questa fosse una professione talmente utile a tutti, ma ancora non regolamentata, non riconosciuta. Quindi il mio sogno era davvero di arrivare a creare qualcosa del genere. E una mattina, interagendo con un sogno dell'alba, mi venne in mente quello che poi adesso è diventata questa realtà che si chiama Artedo, cioè un ente che metta sul territorio molte agenzie formative, tutte improntate al medesimo modello, per provare ad avere un riconoscimento sulla base del fatto che fino a prima dell'entrata in vigore della legge 4 del 2013, ma insomma è ancora così fondamentalmente perché si tratta di una normativa volontaria, in realtà non c'era, perché ogni scuola di arti terapie è improntata secondo un proprio modello e va bene, sì. Così, per cui c'è la scuola di 4 anni, quella di una settimana, quella che fa una cosa, quella che ne fa un'altra. Allora, oggi, per dimostrare anche ad un ente di normazione come l'Uni, no, che c'è un interesse intorno ad una professione, devi almeno poter dire: guarda che tante persone sono interessate a fare questo. Ecco, quelle tante persone pian piano sono arrivate perché si sono riconosciute in questo modello che poi abbiamo chiamato
di scuola diffusa, in cui in tutta Italia esistono delle agenzie formative che sono improntate al medesimo modello didattico. Vuol dire che ci sono gli stessi docenti che ruotano nelle scuole, gli allievi che girano nelle scuole e vanno a vedere le altre sedi, vanno a conoscere gli altri allievi. Vuol dire che gli allievi possono arricchire i loro piani didattici, ma all'interno di un sistema didattico che è lo stesso. E questa è una cosa esclusiva che abbiamo creato noi e che si sta anche portando fuori dall'Italia. La settimana prossima noi avremo una settimana di formazione a cui parteciperanno anche i nostri partner africani, per cui abbiamo iniziato con il Camerun, il Congo, il Gabon e ora non ricordo in quale altro stato. Abbiamo anche delle prime richieste di collaborazione che arrivano dall'India. Insomma, stiamo pian piano cominciando. Ecco, è Artedo che sta facendo conoscere, grazie alla qualità del modo in cui viene intesa la formazione e alle idee che ci sono dietro, no? Perché per molti le arti terapie sono degli strumenti attraverso cui curare, ok? Mettiamo tutte le virgolette che vogliamo, ok? Ampliando il concetto, noi diciamo che è un modo di prendersi cura, ma prendersi cura non è soltanto nei luoghi della cura. Ci sono tanti luoghi che non sono della cura in cui bisogna prendersi cura. Certo. La scuola è uno di quelli, ma poi c'è anche l'azienda. Allora, tante altre realtà in cui occorre portare del benessere sono comunque al centro dell'intenzione di chi vuole fondare un sistema che è fatto per i giovani, sapendo che bisogna allargare gli orizzonti professionali e non restringerli ad ambiti in cui c'è financo troppo affollamento. Quante sedi in Italia ci sono di Artedo e quindi che promuovono l'arte terapia, intesa come è il sogno di Stefano Centonze? E il sogno di Stefano Centonze ancora non si è realizzato. Ancora? No, perché in Italia ci sono 80 province e noi abbiamo soltanto 37 sedi. Quando ci saranno 80 sedi in Italia, il sogno di Stefano Centonze per l'Italia sarà realizzato. Pian piano. Non bisogna accontentarsi dei sogni, cioè delle cose che si realizzano, perché il sogno deve accontentarsi a 360 gradi. Ma perché è bellissimo questo. Perché ma guarda, anche perché... Guarda, il motivo per cui noi non siamo ancora presenti in tutte le province d'Italia è solo uno: non lo sanno. Perché far sapere quello che fai, coinvolgere le persone in quello che fai, è sempre molto difficile. Io ricordo e cito sempre le parole di una delle prime corsiste che si iscrisse a Lecce quando ancora c'ero soltanto io, nasceva la prima scuola a Lecce, che disse: se tutti sapessero quello che si fa dentro queste quattro mura, ci sarebbe la fila dietro la porta. Però in realtà abbiamo a che fare con un termine che attiva delle fantasie, cioè questa terapia che è bella da una parte, però è anche un po' un termine un po' pericoloso dall'altra, no? Perché chi in realtà vorrebbe avvicinarsi ad un percorso di crescita, ma sa che c'è questo termine della terapia, magari si ferma anche per altre ragioni. Perché davvero ci vogliono molti anni per fare cultura, per diffondere la cultura di quello che le arti terapie implicano. Quando io sono arrivato a Lecce a parlare di musicoterapia, non c'era nessuno, non c'era niente, ero da solo, facevo l'anticamera al direttore del conservatorio, dell'Accademia di Belle Arti, dell'università, ho preso le mie decine di porte in faccia, non avevo un'idea di cosa fosse, immagino che qualcuno si sia fatto anche una risata, non fa niente, però alla fine, adesso, devo dire che se in Italia conoscono il termine di arti terapie, questo è anche merito di chi si è fatto quelle ore d'anticamera dietro quelle porte. Certo. Per cui se tu ci credi e un sogno ce l'hai e decidi di coltivarlo, allora pian piano lo puoi mettere in piedi, però è chiaro che devi avere dei requisiti di serietà, di onestà, di coerenza, devi crederci, di qualità, devi circondarti dei migliori e devi crescere sempre per essere sempre migliore del giorno prima, degli altri, prima. È vero. E questo è in tutti i campi, ma soprattutto in questo, cioè quello di creare veramente uno spazio condiviso come il tuo progetto, insomma, condividere le varie metodologie, insomma, anche il punto cruciale della formazione, nel senso che la formazione deve essere soprattutto condivisa e fatta da persone esperte nel settore che condividono soprattutto il pensiero, ecco, il pensiero decisamente comune. Sì. Noi una volta all'anno raduniamo tutti i nostri formatori per una settimana, in genere in agosto quando gli altri sono in ferie, noi lavoriamo e ci formiamo tra di noi, e discutiamo di come ognuno lavora, perché per tanti giovani che vogliono prepararsi ad una professione che davvero propria gli orizzonti di mille prospettive, occorre essere sempre aggiornati e dare sempre il meglio. Abbiamo il dovere morale nei confronti dell'idea che abbiamo deciso di portare avanti, perché parliamo davvero del futuro di ragazzi che vengono da noi
e dicono: io vorrei che questo fosse il mio lavoro del futuro. Poi potrebbe non essere quello del terapeuta, ma se quel ragazzo comincia a capire quanti usi può fare delle risorse creative che ha e che può valorizzare, allora chiaramente quello sì che sarà mettere in pratica il suo progetto di vita, cioè di creare una professione. E noi abbiamo la responsabilità di dare il massimo affinché questo progetto si realizzi. Per cui farlo senza aggiornarsi o comunque, certo, lasciando un po', sai, è un professionista, ok, vieni, lavora con noi, beh, ok, ma parliamo un attimo insieme, perché quando questo allievo viene da me e fa questo, cosa fa quando viene da te? Perché quando viene da te e viene da me farà cose diverse, ma deve trovare lo stesso minimo comune denominatore. Certo. Le persone che fossero interessate a leggere un po' di contenuti, mm-hmm, guardare un po' di video, ecco, magari possono farlo direttamente dalla mia pagina Facebook, okay, stefanocentonze.it, allo stesso indirizzo del sito, perché su questa pagina vengono condivisi ogni due giorni degli articoli che io scrivo pressoché quotidianamente sulla creatività, sulle emozioni e sull'intelligenza emotiva. Poi questi articoli sono anche all'interno di gruppi. Di recente abbiamo creato un gruppo che è Vivere con Intelligenza Emotiva. È un gruppo che vorrei far crescere, perché mi piacerebbe che poi le persone raccontassero il proprio modo di vivere con intelligenza emotiva. Mm-hmm. Ogni tanto posto una domanda e chiedo: avete da raccontare un'esperienza in cui in un determinato contesto, l'azienda, la scuola, no? Sia accaduto qualcosa che ha denotato un alto, un basso livello di intelligenza emotiva? Io credo che ci sia ancora un po' di difficoltà anche a masticare il termine, quindi cerco ogni volta, scrivendo un nuovo articolo, di arricchire un po' le informazioni. Ecco. Che cos'è l'intelligenza emotiva? È la capacità di comprendere preventivamente la ricaduta delle conseguenze delle scelte che facciamo sul piano emotivo, cioè se stiamo per compiere un'azione e riteniamo che le conseguenze potranno essere negative per il nostro stato emotivo, è meglio non prendere quella decisione, sceglierne un'altra. Ecco. Quindi valorizzare il potenziale delle emozioni e la loro capacità di portarci al successo nella nostra vita, laddove il successo chiaramente è prima di tutto è fatto di relazioni, ecco, non successo in termini materiale. È vero, ecco. Vero. Una persona con un elevato livello di intelligenza emotiva principalmente è una persona felice, e si può ambire a questo perché gli studi dimostrano che è una competenza che può essere non soltanto allenata ma anche appresa. A tanti insegnanti non interessa il programma, ma interessa il contenuto dell'azione educativa, quindi certo, a volte dobbiamo veramente tralasciare un po' il programma, perché tanto alla fine si recupera, ma veramente pilotare la nostra azione educativa soprattutto dove c'è un'emergenza, e l'emergenza a volte viene per l'emergenza viene in aiuto l'arte o comunque il saper tirar fuori delle risorse giuste. E quindi come dicevi prima, io condivido pienamente il pensiero, che è quello di veramente fare arte e creare e tirar fuori delle emozioni. Tra l'altro con i bambini è facile, è più difficile con gli adulti, perché vero, in realtà il lavoro che si fa nelle scuole primarie è straordinario, poi però nelle scuole nei gradi successivi questo lavoro viene abbandonato. E quando poi i ragazzi diventano adulti e di fatto finiscono quasi per atrofizzarsi, ecco, in alcune competenze che sono quelle creative, quindi quelle emotive, per cui nel corso del tempo bisogna recuperare quelle competenze. Ma da sempre la creatività è un modo per mettere in forma dei contenuti emotivi, no? E contenuti emotivi vuol dire che sono un bagaglio di esperienze, di vissuti emotivi che sono dentro di noi, mm-hmm, e che nel momento in cui diventano creatività vanno fuori, diventano un movimento, un suono, un colore. E in quel momento il risultato di quel processo creativo diventa osservabile. E da questo punto di vista la saggezza dei greci parlava di aletheia, no? Cioè ciò che non è più nascosto, alfa privativo e lantano, che poi si traduce in italiano la verità, cioè quello che prima era dentro e che adesso è fuori di me, che è il processo creativo, posso osservarlo e riappropriarmene. Siccome osservo qualcosa in cui investo le mie emozioni, imparo delle cose su di me, certo, e imparando qualcosa sulle emozioni, ecco che posso cominciare a padroneggiare questa competenza dell'intelligenza emotiva. Mm-hmm. Perché senza questa conoscenza è impossibile dire qual è la conseguenza migliore per il mio per la mia sfera emotiva, se io alla mia sfera emotiva non so neanche dare un nome.
Se io non sperimento il modo in cui io vivo le emozioni, al punto di dare il nome a ciascuna di esse, non potrò mai dire che cosa è meglio per la mia sfera emotiva. E di conseguenza, se non lo posso dire per me, non lo posso dire neanche per l'altro. Allora, se il mio obiettivo, se sto lavorando ora nell'aiuto dell'altro, nella relazione d'aiuto, è aiutare l'altro a controllare un'emozione di rabbia, io devo essere sicuro che si tratti di un'emozione di rabbia. Devo sapere anche come fare, perché devo avere i mezzi emotivi per potermi confrontare su un piano emozionale che non è un piano meramente cognitivo. Per cui è chiaro che l'intelligenza emotiva presuppone un lavoro su di sé, un lavoro sulla creatività che certamente le fiabe, l'arte, la musica, la danza, le arti terapie aiutano davvero a valorizzare, a sviluppare. Sappiamo che ci sono anche molte attività più leggere che vengono fatte con il nome delle arti terapie, perché purtroppo sono delle professioni intorno a cui non c'è una protezione del termine. Oggi, se domani qualcuno dice di essere arti terapeuta, tranquillamente lo può dire senza aver mai studiato. Per fortuna esiste una certificazione, oggi anche l'utenza sa bene che se deve scegliere un professionista sa che ci sono dei registri pubblici, degli elenchi nei quali andare a vedere Stefano Centonze dove si è formato e davvero se è un professionista affidabile. Un tempo c'era molta più approssimazione in questo, però è anche vero che davvero oggi per poter esprimere delle competenze bisogna mettersi proprio al servizio di un cambiamento che non è soltanto il risultato dell'apprendimento di tecniche di fare. Bisogna davvero trasformarsi intimamente per incontrare questa sfera emotiva sulla base della quale poi si instaurerà il processo empatico con l'altro, no? Che è poi quello che permette di agganciare un bambino a cui non puoi dire in classe fai silenzio, ma se lo fai suonare accetta la pausa, certo, perché è una figura musicale. Ecco, questo è un po' un esempio che può spiegare, no? Come il potenziale della creatività, della musica, della danza e dell'arte permette anche di sostenere l'impianto pedagogico. È vero. Allora, con Stefano parlavamo anche del suo essere scrittore, non solo narratore ma anche scrittore. Tu scrivi anche, insomma, sempre riguardo all'arte terapia e... Sì, scrivo anche di arte terapia. In realtà, perché io preferisco parlare di emozioni per le relazioni, c'è anche l'arte terapia, ma c'è anche il marketing, perché chiaramente le emozioni sono implicate anche nelle relazioni di carattere aziendale, certo, per la scuola. E ho scritto anche un romanzo un po' di tempo fa, scrivo molti saggi chiaramente sulla formazione per esempio degli operatori. È già in cantiere, quasi terminato, un libro dal titolo I desideri che cadono nel mare. Scusami, ho avuto un attimo di appannamento perché a quest'ora mi è venuto il sogno, perché puoi immaginare per quale motivo. I desideri che cadono nel mare, che è una raccolta di storie, di fiabe in realtà, scritte da adulti durante i percorsi di formazione che io conduco sul metodo autobiografico creativo. Cioè, in pratica faccio scrivere ai partecipanti delle storie. Quelle più belle vengono diciamo rivisitate affinché siano anche godibili dal punto di vista narrativo, dal punto di vista di chi legge, e entrano all'interno di questa antologia di storie che sono pensate per far riflettere, quindi per crescere. Ecco, che dire, noi ci salutiamo con Stefano, io ti ringrazio, anche da parte della regia Giangi, ringrazio insomma il nostro ospite Stefano per essere venuto qua e per raccontarsi e insomma e raccontarci delle esperienze insomma di Artedo e di questo sogno che spero insomma arrivi veramente a tutte le province italiane e non solo perché grazie, già sta andando oltre, grazie a Giangi, all'ottimo Giangi che è stato gentilissimo, naturalmente grazie a te.